Ciao ragazzi, bentrovati dalla Unipol Domus. Siamo a meno di un'ora dall'inizio di Cagliari Torino. Do il benvenuto a Giancarlo e ad Antonio Cinos di Calciomercato. Gianca, subito le informazioni ufficiali. Partiamo con gli ospiti di Torino che schiera Milinkovic Savic, l'ex Valukevic, Cocò, Masina, Vojvoda, Ricci, Linetti, Vlasic, Lazaro, Sanabria e Adams per un puro 3-4-1-2. Cagliari che invece conferma il 4-2-3-1 che ben ha fatto sia con Parma e con la Juventus, quindi Scuffè in porta, difesa con Zappa una parte, Augello dall'altra, con Mina e Luperto centrali, coppia a centrocampo formata da Makumbu e da Adopo, i tre esterni alti o mezze punte, così come dir si voglia, saranno Luvumbo da una parte, Zotera dall'altra e Viola, capitano, al centro a sostegno di Piccoli. Ecco qua, Anto, una prima impressione di questa formazione, te l'aspettavi? A grandi linee diciamo di sì, anche se sinceramente mi aspetto prima o poi anche il ritorno di Marino del titolare, che Nicola continua a tenere come arma in corsa. Ha provato bene per due volte e penserà non c'è due senza non tre. Non c'è due senza tre. Dall'altra parte il Torino ovviamente manca Zapata, che come sappiamo la stagione ormai è finita, quindi scelte quasi che per lo più scontate anche per loro, quindi vedremo un po'. Vedremo un po' soprattutto anche il Cagliari davanti con Luvumbo fresco di notizia che diventerà padre, fresco, quindi ci aspettiamo anche il primo gol del campionato. Solitamente portano bene anche questo tipo di notizie, poi esatto, bisogna vedere il campo. Ecco, quello che a me ha stupito è comunque un Torino offensivo, perché comunque stai mettendo Vlasic, stai mettendo Sanabria, Adams, comunque alla fine diciamo che in panchina ci sono le alternative, può essere Caramo, però si sta giocando tutte le carte a valore dal primo minuto. Questo un po' mi ha stupito, sentendo anche i colleghi di Torino, guarda. Beh, il Torino è in serie negativa da un mese circa, si tratta di tre sconfitte e un pareggio. È chiaro che per una squadra che aveva anche iniziato discretamente, nonostante anche la grossa contestazione, nei confronti della società, ha persino toccato il primo posto in classifica, seppur per poco. Per cui oggi sicuramente ci terrà a fare bene e a ottenere i tre punti. In chiusura, pronostico. Inizia tu, Anto, dai. Sempre la parte più difficile. Allora, diciamo che mi aspetto una partita un po' scoppiettante. Poi, da una parte abbiamo un Torino che ha un trend positivo in trasferta, dall'altra un Cagliari che ha un trend, diciamo, negativo in casa. Non ha ancora vinto. Non ha ancora vinto. Il Torino viene da 2-3-2 sconfitte consecutive. Non so. Pareggino oggi, diciamo. Pareggiotto. No. Giancarlo? Io non gioco per il pareggio, adesso. Non è quello, non si gioca mai per il pareggio, però. No, beh, io confido sulla voglia del Cagliari di regalare la prima gioia casalinga ai propri tifosi, anche perché insomma pare aver trovato la quadra, quindi il Cagliari oggi dovrà cercare di dare conferme, considerato che arriva un avversario, non dico disperato, però in semicrisi vogliamo dire. Speriamo riesca per una buona volta a sfruttare questo particolare. Quindi per Giancarlo vince il Cagliari, per Antonio pareggio. Non voglio fare par condicio, certo. Però non sarà semplice come parità, dico okay, solo questo. Quindi, Uno X sono contro tutti. Una tripla, diciamo. Okay. Perfetto, allora chiaramente sul sito tuttocagliari.net tutte le news e ci vediamo ovviamente prossima settimana. Buon Cagliari a tutti. Ciao ciao!